Smart Data di cui ha parlato Bruno, è un'immagine che mi ha mandato Dante Gentile Lo Russo, una fotografia che ha fatto abusivamente quando è andato a vederla qualche anno fa. E veramente dispiace pensare che per conoscere la nostra storia dobbiamo spostarci addirittura a Vienna, cose che accadevano nel passato ma accadono ancora oggi, con la perdita spesso notevole del nostro patrimonio. Io farò un piccolo ragionamento che per molti sembrerà strano, che io faccio architetto di professione, quindi non sono uno storico, ma mi occupo soprattutto di simbologia, per cercare di capire da piccoli segni quale storia si possa nascondere dietro un piccolo segno. Rocca Spumamonte ha una storia praticamente sconosciuta, non esistono documenti da cui poter prendere elementi per poi metterli insieme e creare una storia come accade per altri centri, come Castro Vignano, che ne ha molto più di elementi. Allora dobbiamo in questo caso seguire delle logiche un poco diverse, osservare ciò che possiamo vedere con i nostri occhi, ciò che anche voi potete vedere, ma cercando di scoprire da quei piccoli segni quale storia si possa nascondere. Sicuramente Castro Vignano, Casal Ciprano e Rocca Spromonte, tutti e tre questi centri conservano nel nome un elemento che si riferisce a una fortificazione, sia il casale, sia la rocca e sia il castro. E quindi in qualche modo possiamo già immaginare degli interessi militari su queste tre rocche che poi guardano sulla valle del Piferno. Ora, la notizia più antica sicuramente riguarda Castro Vignano, perché ci danno il cronico Volturnense e sappiamo che già nel IX secolo era Castrum Pineanum, quindi già nel IX secolo vi era un accampamento, una fortificazione. Una fortificazione che in qualche modo interessava i benedettini di San Vincenzo Volturno. Quindi questo territorio è stato contemporaneamente organizzato dal punto di vista militare in epoca longobarda, parliamo della seconda fase della Longobardia meridionale, la Lombardia maggiore, quella della Lombardia, del nord dell'Italia, era stata già annientata da Carlo Magno nel 774. Invece nel meridione d'Italia, il meridione d'Italia costituisce una sorta di zoccolo duro, perché la Lombardia continua a sopravvivere fino all'arrivo dei Normanni. Ora, la dottoressa Di Rocco ci ha aperto un po' la strada per le cose che vado a dire, nel senso che lei ha sintetizzato al massimo una questione che oggi cominciamo a dibattere con un poco più di attenzione. Io spero che non vi annoiate con questi ragionamenti apparentemente complicati, però la vostra carta d'identità sta proprio in questi ragionamenti. Se noi riusciamo a entrare nel vivo di questa storia, probabilmente riusciamo a capire perché una comunità ancora oggi viva qui a Rocca Spromonte. Ed è nel periodo di grande confusione nell'ambito delle famiglie longobarde che si spartiscono il potere tra Capua, Benevento e Salerno che nasce una serie di fortificazioni, compresa quella di Castro Vignano, probabilmente quella di Rocchetta che poi diventerà Castro Monte e quella di Casal Ciprano. Non immaginate dei castelli complicati come quelli che vediamo nei film. I castelli longobardi in effetti erano tre stanze piccoline una sopra l'altra, erano delle postazioni che più che altro servivano per controllare i passi, per controllare il territorio, non avevano una funzione di difesa di un centro abitato. Pensate che le case in muratura sono nate dal 1300 in poi, non esistevano centri prima del 1300 che avessero edifici in muratura. Qualche edificio in muratura si poteva fare dove esistevano dei reperti antichi, quindi la possibilità di utilizzare delle pietre già squadrate sul territorio, oppure esistevano delle esigenze e delle capacità economiche per poter fare degli edifici che poi sostanzialmente erano la chiesa e il castello.
Si è detto prima, Gabriella ha citato un documento importantissimo per attestare le cose che poi vado a dire, un documento del 1309, ed è l'elenco delle decime che si pagavano a Roma. Le chiese non erano semplicemente dei luoghi dove si dicevano messe, ma erano anche luoghi di raccolta di una serie di rendite che poi venivano in parte consegnate a Roma. Quando si dice la decima, era la decima parte delle rendite che dovevano essere poi dalla comunità, dalla pieve, dalla plebs, doveva essere versata a Roma. E quindi anche Rocca Spromonte versa la sua quota, probabilmente misera, ma versa la sua quota a Roma, tant'è che viene inserita nell'elenco delle pievi, delle parrocchie obbligate a questo versamento. Ora, spero di perché sennò ecco, vedete Rocca Spromonte vista dal Peschio dove Don Alessandro sta costruendo la sua chiesa, vi dà l'idea di come era fortificata anticamente. Un campanile che poi corrisponde a una torre altissima di cui vi è documentazione fotografica, un campanile che si appoggiava in forma ottagona su una torre piuttosto potente, costituiva il punto di modificazione di piegatura di una piccolissima cinta muraria che partiva dal torrione che era sistemato proprio sulla rocca più alta. Quindi una fortificazione piccolissima all'interno della quale poteva resistere non più di una guarnigione. Le abitazioni non stavano dalla parte dove oggi sono le case, stavano dall'altra parte. Immaginate che in questo periodo vari nuclei abitati li ritroviamo attaccati a degli speroni, a delle morge. Pensate Pietra Cuba, pensate a San Lorenzo verso Salcito, erano delle fortificazioni con delle case letteralmente inchiodate alla roccia, e quindi delle baracche, parliamo di vere e proprie baracche nelle quali si faceva una vita pessima, non è che esistessero le possibilità di sopravvivenza diverse da quelle che immaginiamo per i nuclei poveri dell'attuale mondo. Terzo mondo, quindi si era in una situazione piuttosto drammatica. E probabilmente Rocca Aspromonte aveva questo piccolo nucleo dall'altra parte, perché le torri si mettono dalla parte più facilmente attaccabile, quindi fuori dalle torri esisteva una parte dove si poteva arrivare piuttosto facilmente. Ora, ecco, questa è un'altra immagine, questa è la parte nuova, ma nuova già nel senso successiva all'uscita dal centro fortificato. Diciamo, qui ci dovrebbe stare la torre, per quale immagine se ne sono andate di traverso, provate un po' a immaginare. Questa è la torre che rimane affacciandovi qui sotto il campanile, rimane la parte che emerge ancora della torre, ma voi sapete che sottoterra esiste un ambiente circolare, adesso utilizzato per servizi all'interno della canonica. Cercherò di spostare la vostra attenzione sull'elemento più importante che avete qui a Rocca Spromonte, che è il portale di questa chiesa. Era originariamente una chiesa molto più piccola di quella che vedete adesso, così come la vedete, una chiesa che corrisponde, ritengo, intorno al 500, perché originariamente l'ingresso della chiesa stava dalla parte della sacrestia, da questa parte qui. Quindi esisteva un asse trasversale, parliamo della prima chiesa, quella più antica, che poi in epoca successiva, con la creazione di questi archi, è stata allungata da questa parte, continuando a mantenere l'ingresso laterale, perché si è innestato, come spesso accadeva nell'antichità, il corpo originario della chiesa diventa il transetto della chiesa più ampia successiva.
Ora, su questo portale, spostato successivamente da quella parte, realizzando un'inversione della direzione della chiesa, dovete immaginare che questo altare, quello dove lo vedremo, potrebbe essere del 500, inizio 600, stava dove oggi è l'ingresso della chiesa, quindi si entrava da questa parte e il celebrante stava dalla parte opposta, nelle vicinanze del campanile che verrà realizzato sulla torre che viene inglobata alla chiesa. Ora, questo campanile, tra le cose interessanti, qui cerco di appuntare la vostra attenzione, ha degli elementi molto molto particolari. Quel giglio che vedete lì in basso non è semplicemente un elemento decorativo. Nel Molise non ce ne sono moltissimi di rappresentazioni del giglio, ma il giglio ha un significato simbolico molto molto più preciso. Se voi oggi passate in una città piuttosto grande e trovate per esempio sulla facciata di una casa i fasci vittori, voi immaginate che quella casa, quel palazzo sia stato fatto in epoca fascista. Se in Germania trovate una svastica, immaginate che sia stato fatto in epoca nazista. Se andate in Russia e vedete una falce e un martello su un edificio, immaginate che sia opera del regime comunista. Cioè ogni momento politico si rappresenta con dei simboli, che sono i simboli di chi gestisce il potere. Ora il giglio è un simbolo molto molto particolare, che ha modificato un po' la storia dell'Europa, perché al giglio si attribuisce un doppio significato, uno cristiano, legato alla purezza della Madonna. Maria viene sempre rappresentata con il giglio, le annunciazioni vengono fatte con l'angelo Gabriele che dà un giglio a Maria, riconoscendo a lei la purezza, la donna che non è stata macchiata dal peccato. Ma il giglio nella tradizione europea viene assorbito dagli angioini. Gli angioini nelle rappresentazioni araldiche più antiche avevano sugli scudi dei soldati tre rospi. A un certo punto si decide di cambiare, si attribuisce a una volontà divina la discesa di gigli in Francia, quando si dice in gergo araldico uno scudo seminato di gigli, tanti gigli messi su un tappeto, e si attribuisce a una volontà divina la trasformazione nell'alto medioevo dei tre ranocchi, delle tre rane, con i tre gigli a tre petali. E ai tre petali si attribuisce il significato non solo della Trinità, quindi la famiglia angioina si attribuisce un'origine divina o perlomeno una consacrazione per il fatto che la Trinità viene assunta poi come simbolo della famiglia angioina, ma soprattutto ai tre petali poi si attribuiscono le qualità, le capacità della famiglia stessa, le doti, le virtù della famiglia angioina. Sicché il giglio angioino diventa l'emblema particolare che gli stessi angioini, da Carlo d'Angiò in poi, fanno realizzare all'interno dei nuclei che si vanno a costruire. Qui ne vediamo più di uno rappresentato su questo portale, ma un altro esempio lo abbiamo nello scomparso portale di San Nicola di Castropignano. Ringrazio sempre Bruno perché mi ha dato la possibilità di vedere come era fatto. Pare che stia in America, questo portale smontato e riportato in America. Ecco, vedete in alto la pietra centrale, un portale del 300 di epoca angioina, fa vedere il giglio in alto. Oppure, se ci spostiamo per esempio a Castel del Giudice, dove viveva Giacomo Caldora, di fronte al castello, oggi trasformato in abitazione, di Giacomo Caldora vi è la chiesa di San Nicola. All'interno della chiesa di San Nicola vi è questa piccolissima acquasantiera che contiene degli elementi decorativi. Quelli più in basso sono dei gigli, e il giglio è il simbolo che i Caldora prendono perché il loro finanziatore, Giacomo Caldora, era uno dei più grandi capitani di ventura
dell'intera penisola italiana, il finanziatore erano gli Angioini, lui è stato un fedelissimo della casa Angioini, e quindi Caldora come capitale di lettura utilizza il simbolo Angioino proprio per dimostrare di appartenere a quell'idea politica che poi corrisponde al dominatore. Oppure se ci spostiamo a Rocca Mandolfi, dove è collocata questa bellissima croce stazionaria, sul portico, sull'arco gotico in alto, vedete rappresentato il Giglio Angioino con la forma stilizzata che lo caratterizza. Oppure se ci spostiamo a Larino abbiamo la possibilità di dare delle date precise, 1319, viene rifatta la facciata e sulla lunetta, sotto l'architrave della lunetta, della facciata di Larino, c'è il nome del committente, il vescovo Raone, una sorta di ringraziamento al re Roberto d'Angiò e un riferimento al Papa Giovanni XXII, un Papa del quale dirò alcune cose adesso, e soprattutto la presenza del Giglio Angioino. Una delle colonne della facciata complicatissima di Larino fa vedere il Giglio francese ripetuto più volte proprio a indicare la dominazione che in questo momento va a coniugarsi con la concezione religiosa dell'epoca. Oppure allora ci stiamo spostando in effetti a un'epoca ben precisa, e vedete un'altra cosa particolare del vostro portale, che è la presenza di questa testa. Credo che nessuno sappia o possa dire a chi appartenga quell'immagine. Certamente è singolare che questa immagine sia unica, non è che sono state utilizzate in simmetria immagini di questo genere.